Gli aree sisma alla prova del PNRR, tema di un momento di confronto all'Aquila, la presenza di sindaco, presidente della regione, senatore Liris, sottosegretario Bergamotto, Invitalia, Union Camere e ABI, con il commissario sisma 2016 Castelli. Il ministro Fitto, impegnato in aula a Roma con il DEF, non ha potuto collegarsi alla fine. Sono stati approvati ieri i primi bandi Next Appennino, 270 milioni per 1.280 progetti, investimenti importanti, spiega il commissario. Il risultato importante anche perché, è la cronaca di questi giorni, sappiamo quanto è difficile spendere e impegnare le risorse. In Italia è la cronaca che riempie i giornali. Devo dire che da questo punto di vista, nonostante le molte difficoltà, abbiamo sbloccato le prime graduatorie che sono state alla fine definite in tempi anche molto molto rapidi. Da questo punto di vista 1.280 progetti di impresa per circa 500 milioni di investimento sono stati individuati da questa prima tranche, cui seguirà fra l'altro un'altra serie di approvazioni di graduatorie molto molto importanti anche per l'Abruzzo e per l'Aquila, perché rappresentano anche contratti di sviluppo per investimenti molto grandi, anche sopra a 20 milioni e da 1,5 milioni a 20 milioni, insomma davvero una strategia che cerca di presidiare tutte le latitudini delle vulnerabilità del cratere 2009 e 2016, quindi credo di poter dire che anche grazie al sindaco Biondi, che è stato parte integrante dei lavori della cabina insieme a Marco Marsilio, governatore, che ha saggiamente orientato la programmazione di questo Next Appennino, si possa dire già soddisfatti, ma noi comunque a testa bassa continuiamo a lavorare. Per l'Abruzzo sono stati sbloccati quasi 70 milioni. Dalla cabina di regia via libera pure allo stanziamento di 20 milioni di euro al Comune per la realizzazione della sede formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il Comune dell'Aquila è molto attivo per quel che riguarda il PNRR. La misura B di cui si parla è per favorire la nascita di nuove imprese, il consolidamento di quelle esistenti, la ripresa delle attività che operavano al momento del sisma, innovazione, sviluppo e crescita occupazionale. 600 milioni di euro a bando, ha spiegato il sindaco. Già nell'ultima cabina di coordinamento abbiamo approvato un primo pacchetto di graduatorie, ci sono investimenti a bando per oltre 600 milioni di euro con uno sviluppo di processi pari a 2 miliardi e 4 circa, segno di una grande vivacità dei territori colpiti dal sisma, segno di una grande voglia di nuovi insediamenti, di rinnovamento delle aziende, di consolidamento delle aziende, e stiamo lavorando per accompagnare questo processo garantendo anche una capacità della pubblica amministrazione di essere in grado di seguire questi processi.